Buongiorno ragazzi, in questo video parliamo della definizione di limite e in particolare di limite destro e sinistro. Vediamo inoltre alcuni esempi di non esistenza. Abbiamo visto che un'espressione del tipo limite per x che tende x con 0 di f di x uguale a l si definisce in questo modo. Per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta maggiore di 0 tale che il valore assoluto di f di x meno l è minore o uguale di epsilon se il valore assoluto di x meno x con 0 è minore o uguale di delta. Questo significa che, preso un qualsiasi intervallo J centrato in L di semiampiezza epsilon, deve esistere un intervallo I centrato in x con 0 di semiampiezza delta, tale che nel caso in cui la x appartenga all'intervallo I, il valore f di x deve appartenere all'intervallo J. Quindi il punto x f di x deve ritrovarsi in questo rettangolo. Cerchiamo di dare ora il significato all'espressione di limite destro e limite sinistro. Intuitivamente sappiamo che con il procedimento di limite stiamo valutando la funzione nei punti vicini a x con 0. Quando parliamo di limite destro, vogliamo dire di valutare la funzione avvicinandomi a x con 0 con valori leggermente più grandi, quindi avvicinandomi appunto da destra. Viceversa, quando parliamo di limite sinistro, andrò ad avvicinare l'x con 0 con dei valori x, con dei punti x che siano più piccoli di x con 0, quindi mi avvicino in questo senso. Cerchiamo di dare quindi delle definizioni abbastanza precise e partiamo dal limite destro. Come detto, l'idea è avvicinarmi con valori maggiori e quindi, vedete, andrò a scrivere il limite per x che tende a x con 0 più, questo più quindi indica proprio valori maggiori di x con 0 e la definizione ripete sostanzialmente quella del limite. Quindi vedete, per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta maggiore di 0, quindi per qualsiasi intervallo J io vado a prendere sulle y, deve esistere un intervallo sulle i tale che f di x meno l è minore di epsilon, quindi il valore della funzione deve stare nell'intervallo J, se 0 è minore di x meno x con 0 minore o uguale di delta. E quindi la variabile x deve ritrovarsi, vedete, in questo intervallo, quello che va da x con 0 fino a x con 0 più delta. Praticamente ho ripreso la definizione di limite e ho esplicitato questo valore assoluto considerando la x più grande di x con 0. Infatti, vedete, sto scrivendo x meno x con 0 positivo, ma più piccolo di delta. Mi devo quindi ritrovare in questa zona maggiore di x con 0. In maniera del tutto analoga vado a fare la definizione del limite sinistro. Quindi andrò a scrivere il limite per x che tende a x con 0 meno, e nuovamente questo segno meno indica che mi sto avvicinando con valori più piccoli di x con 0. La definizione riprenderà esattamente quelle precedenti. Quindi per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta maggiore o uguale di 0, tale che f di x meno l è minore di epsilon, ovviamente in valore assoluto, quindi f di x è vicino a l, se vedete 0 è minore di x con 0 meno x minore o uguale di delta. E quindi questa volta esplicito questo valore assoluto considerando x con 0 più grande di x. Mi devo quindi trovare in questo intervallo che va, diciamo, da x con 0 meno delta fino a x con 0. I limiti destri e sinistri sono importanti perché nel caso in cui il limite destro sia uguale al limite sinistro, quindi devono esistere questi limiti e darmi esattamente lo stesso valore, allora in generale esiste il limite della funzione. E questo limite ovviamente deve essere L, quel valore che abbiamo trovato nei limiti destri e sinistri. Questa è una proprietà molto importante per andare a valutare proprio l'esistenza del limite, oppure per dimostrare la non esistenza, come andiamo a fare nei prossimi esempi.
Come dicevo inizialmente, vorrei proporvi alcuni esempi di non esistenza del limite, perché spesso si vanno a calcolare e a vedere i casi di esistenza, ma può essere anche interessante cercare di capire quelli di non esistenza. Partiamo da questo esempio. Il limite per x che tende a 3 di x quadro meno x meno 6 fratto il valore assoluto di x meno 3. Per prima cosa osserviamo che ovviamente il dominio della funzione che stiamo considerando è x diverso da 3. Vedete, il denominatore deve essere diverso da 0. E andiamo a svolgere i due limiti destro e sinistro, andando a considerare chiaramente questo valore assoluto, x meno 3, che abbiamo al denominatore. Questo valore assoluto si può esplicitare in maniera, diciamo, abbastanza semplice come x meno 3 nel momento in cui la x sia maggiore di 3. Cambio segno invece, quindi scrivo 3 meno x nel caso in cui x sia minore di 3. Osservate che non riporto l'uguale in nessuno dei due casi perché abbiamo escluso dal dominio della funzione x uguale a 3. Quindi, osservando che x quadro meno x meno 6 si può scomporre come x meno 3 per x più 2, andiamo a scrivere in maniera più corretta o più esplicita, se volete, la funzione che stiamo studiando. E quindi x quadro meno x meno 6 fratto x meno 3 diventerà x quadro meno x meno 6 fratto x meno 3, nel caso in cui x sia maggiore di 3, e quindi vedete esplicito il valore assoluto con il segno positivo. Viceversa, nel caso in cui x sia minore di 3, andrò a scrivere x quadro meno x meno 6 fratto 3 meno x. Cambio il segno perché mi trovo, vedete, nella zona delle x più piccole di 3. Ora, essendo questo polinomio di grado 2 scomposto in questa maniera, è chiaro che posso andare a semplificare questo x meno 3 con l'x meno 3 e il 3 meno x che ritrovo nei due denominatori. E quindi ritrovo nel caso di x maggiore di 3 semplicemente x più 2. Vedete, l'x meno 3 si va a semplificare e ritrovo soltanto lui. Nel caso in cui x invece sia minore di 3, vado a semplificare sempre questo x meno 3 che avrò al numeratore, però il fatto di aver scritto 3 meno x al denominatore mi farà cambiare segno a questo x più 2 e quindi troverò semplicemente meno x meno 2. Fatta questa osservazione, andiamo a svolgere quindi i limiti destri e sinistri e cerchiamo di capire se esiste questo limite e poi perché non esiste. Allora, in particolare, andiamo a svolgere il limite destro, quindi x che tende a 3 più della funzione appena considerata, scompongo il numeratore come vi ho appena spiegato e semplifico l'x meno 3. Sto quindi svolgendo il limite per x che va a 3 più di x più 2, che chiaramente fa 5. In maniera del tutto analoga, prendiamo la funzione, facciamo il limite a 3 meno, scompongo nuovamente il numeratore come x meno 3 per x più 2 e semplifico l'x meno 3, ricordandomi di cambiare questo segno dovuto a quel 3 meno x che ho al denominatore. Troverò quindi il limite per x che tende a 3 meno di meno x meno 2 e questa volta il risultato sarà meno 5. Vediamo quindi che il limite destro e il limite sinistro mi danno due valori diversi, 5 e meno 5. E quindi in generale non esiste il limite per x che tende a 3 della funzione che ho considerato. In generale ho proprio un salto. Infatti nel grafico vediamo che la funzione, quando mi avvicino a 3 più, tende a questo valore 5. Nel momento in cui io mi avvicino a 3 meno, tende proprio a un valore meno 5. C'è questo salto limitato che implica che il limite verso 3 non esista. Vediamo velocemente un secondo esempio, anche abbastanza interessante, di non esistenza del limite. In particolare andiamo a considerare la funzione di Dirichlet. Una funzione fondamentale nell'analisi che si definisce in questo modo. Deve valere 0 quando la x appartiene, vedete, ai numeri reali meno i numeri razionali. Quindi per tutti i valori irrazionali delle x io associo il valore 0. Invece nel caso in cui la x appartenga ai numeri razionali, associo il valore 1. Allora,
Fare bene il grafico di questa funzione non è possibile. Io in modo molto approssimato ve la rappresento in questo modo. Quindi vedete, sto mettendo i valori 0 sui valori irrazionali e i valori 1 sui punti irrazionali. Questa funzione è discontinua in ogni punto, perché praticamente per quanto io mi avvicini a un valore x con 0, troverò nella sua prossimità sempre infiniti punti razionali e infiniti punti irrazionali. E questo è dovuto al fatto che i numeri razionali sono densi nei numeri reali. E questo implica proprio che non può esistere il limite per x che tende a x con 0 della funzione di Dirichlet. Questo è un buon esempio per vedere proprio la non esistenza del limite. Non esistono né il limite destro né il limite sinistro e in generale non esiste proprio il limite. Qualsiasi x con 0 che io vada a prendere. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia aiutato a capire bene come interpretare e come applicare la definizione e il concetto di limite destro e di limite sinistro. Continuate a seguire i video e gli esercizi di questo canale e iscrivetevi se non l'avete già fatto.